Radio 1 presenta Canta Napoli, vetrina dell'archivio storico della canzone napoletana. Buonanotte agli amici ascoltatori di Radio 1, bentornati qui nell'archivio storico della canzone napoletana. Questa notte siamo particolarmente orgogliosi di incontrare, tornato dopo qualche tempo a trovarci, uno dei grandi della canzone napoletana, Mario Trevica. Vedete, ormai tutti gli aggettivi possibili sono stati già utilizzati per lui, una sorta di rocca di Gibilterra, quello che il giorno che crollasse l'impero britannico va in frantumi. Ecco, ma io invece voglio giocare con voi. Facciamo finta che il più giovane dei cantanti napoletani, perché è stato capace di mettersi alla prova ancora una volta, quello che ascolteremo questa notte è un Mario Trevi completamente diverso da quelli che i suoi ammiratori sono abituati a trovare. Forse qualcuno sarà un po' scontento, dirà che abbiamo fatto uno scherzo che non andava fatto con Mario Trevi, però poi sarete voi a decidere. Prima di sentire lo stesso Mario Trevi, che ci ancora una volta spiazzerà su tutti i piani, volete sapere da Federico questa nuova vernice, oppure questa nuova veste che appunto Mario Trevi indossa, non soltanto per noi questa notte. A Mario, come a pochissimi altri, si contano sul numero, sulle dita di una mano, Angela Luce, Mirna Doris, poi aiutatemi se ho dimenticato qualcuno, ma mi sembra di no. Affidiamo, tu hai detto la rocca di Gibilterra, io che volo più basso, il compito di essere la trincea, l'ultima trincea di Canta Napoli. I giovani cantanti, quelli che sono venuti dopo di loro, quelli che non hanno conosciuto la catena di Canta Napoli, quella dei festival, quella di quando la canzone napoletana era la canzone italiana, guardano a loro come quelli che ancora sanno come si sono scritte le canzoni, insomma, Mario, tanto per intenderci, è Mister Indifferentemente. Certo. E quindi sa come e perché. Oggi il gioco cambia, nel senso che con questo disco che presentiamo questa notte in anteprima, Napoli Turbo Folk, il titolo è una mia idea e poi vi spiegherò come mi è venuta, Mario Trevi ha un gruppo di ragazzi giovanissimi che si chiama Luna Bianca, fa un gioco che ricorda quello che hanno fatto in altri momenti Renato Carosone o Renzo Arbore, che è quello di dire sì, la canzone napoletana ha queste due facce, quella umoristica e quella melodica. Quella melodica di solito predomina, indifferentemente non è una canzone allegra, e però forse ci sono dei momenti, Carosone l'ha fatto nel dopoguerra, Renzo Arbore l'ha fatto nel dopo terremoto, quando la canzone napoletana non la sopportava quasi più nessuno, ridotta a retorica. Mario Trevi lo fa oggi, quando insomma fra Gomorra e Munnezza siamo messi pure bene. Ha chiesto ai giovani una botta di energia, poi di botte e bottari parleremo anche a lungo, e ha preso canzoni che sono naturalmente predisposte per giocare col ritmo e canzoni che non lo sarebbero, presentandole come probabilmente è venuto in mente a Michael Bublé quando ha deciso di riprendere Van Morrison, quando dall'America è arrivato il revival dello swing, quando con Giovanni Brignola, che è il suo manager, mi hanno fatto sentire qualcosa, a me è venuto in mente quello che stava succedendo nei paesi dell'est europeo, dove quello che qui si è chiamato operazione neomelodica, vale a dire prendere le melodie o almeno gli echi delle melodie napoletane e metterci dentro la modernità, è successo anche lì, solo che lì la modernità ci è andata molto più dentro, per cui hanno messo il turbo al folk, così si chiama il genere che dall'Estonia alla Macedonia vede alcune tracce di melodie popolari innestate su basi ritmiche, su ritmi dance. Mario alla sua maniera ha fatto questo, una volta gli sarebbe detto ha messo il tigre nel motore, il motore era quello buono, e insomma per intenderci passiamo da usare la Cina indifferentemente a tuo fare americano, dice non ce l'ho voi. La voce è ancora granitica e di ferro, tra i suoi fan eccellenti recentemente ci siamo presi lo sfizio di farlo incontrare con Vinicio Capossela, che adora le sue vecchie versioni, le nuove non le conosce ancora, e insomma Mario però ci vuole coraggio a dire ok, io sono questo, adesso da domani cambio gioco. Sì, anzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai.
volevo sottolineare una cosa importante. Quando io sono stato chiamato per fare questo progetto, il signor Brignola mi ha detto: maestro, lei deve mettere nell'archivio tutto quello che ha fatto in 50 anni di carriera. Però quello a metterti in archivio ci abbiamo già pensato. Esatto, noi. Però io ero titubante, nel senso che dico, ma il pubblico che cosa dirà? Ma quando lui mi ha detto: io faccio degli arrangiamenti per poi farli sentire, e se lei è d'accordo, noi faremo questo progetto. E ti dirò che io adesso amo immensamente questo progetto. Non è che ho dimenticato il Mario Trevi degli anni 60 fino agli anni, diciamo, al 2000, però sono contentissimo di aver fatto questo progetto, perché abbiamo fatto anche delle serate importantissime in tutta l'Italia. Siamo stati 4 giorni in Francia con questo spettacolo e il pubblico ha detto sì. Come ha detto sì? Io mi preoccupavo che la gente dicesse: no, vogliamo Mario Trevi alla classica maniera. Invece no, il pubblico è contento, è rimasto contento. Il signor Brignola ha realizzato un CD che è veramente favoloso. Ti dirò che noi siamo nel 2080 con questo progetto, non nel 2011, perché gli arrangiamenti che ha fatto Giovanni Brignola danno tutta l'impressione di stare già 70 anni avanti. Io mi sento improvvisamente vecchio, perché abbiamo fatto quei pochi capelli, li abbiamo fatti ancora più bianchi, ma vediamo subito che cosa succede. Il disco inizia così. Una sigaretta in bocca, una marinina da sacca, e se ne marciasse per tutta città, città, città. O Sarracina, o Sarracina, bello vaglione, o Sarracina, o Sarracina, tutte femmine ma su spina, e belle facce, e belle core. Se ho guardato la palla a volare, è una bionda s'avvelena, è una bruna s'innamora, è veleno calamita, chi se femmina che le fa? Le fa, o Sarracina, o Sarracina, bello guaglione, o Sarracina, o Sarracina, tutte femmine va sospirare. Tutte femmine va a sospirare, e belle facce, e belle cuore, salve bambone, e malandrina, e contadone, su guardata va a innamorare. Thank you.
Allora, adesso abbiamo ascoltato un primo risultato, ma il suo impatto, trovarsi in un gruppo così giovanile, con un arrangiamento così addirittura postmoderno, ossia del futuro, non già né del presente né del passato. Che impressione, com'è stato il primo impatto? Ce lo può raccontare soltanto lei. Il primo impatto è stato quello di quando mi sono incontrato con tutti questi giovani, ho detto, mamma mia, che ci faccio io qua? Poi ho visto che è diventata una bella famiglia, nel senso che cantiamo tutti, siamo 11 persone, che mi dà l'impressione di fare un musical. E allora ho visto tutti questi giovani, specialmente diciamo i due cantanti, cioè la cantante e il cantante, e poi tutti questi professori d'orchestra che cantano tutti con me, cantiamo tutti insieme. Insomma, è una cosa così bella che io, quando lavoriamo, mi sento veramente un giovane di 20 anni. C'è un altro paragone che mi veniva in mente, e anche per quello poi il gioco sul turbo folk. In Emilia Romagna, dove hanno una tradizione più piccola di quella nostra, no, quella del liscio, però si sono inventati un enorme circuito del liscio, anche rimodernandolo, no? A un certo punto da secondo Casadei si è arrivato a Raul Casadei e i suoi discendenti, e gli hanno persino cambiato nome, è diventata la musica solare. E se voi vedete nelle canzoni che ascolteremo questa notte, dentro con la melodia della canzone napoletana, con il sapere e sapore di autori che si chiamano Carosone, Pisano, Alfieri, Ea Mario, De Curtis, Bovio, Capurro di Capua, arrivano schegge di altre musiche, per cui magari la fisarmonica potrebbe essere persino quella di una festa sull'Aia della musica solare, ed echi di balcanici abbiamo sentito in questo primo brano. Ma c'è una canzone strana, particolare, che poi è quella che dà il nome alla band che stiamo per ascoltare. Perché Luna Bianca, e cosa ci fai tu con un altro giovanotto come Tony Tammaro, che è l'autore di questo brano? E perché? Perché Tony Tammaro fa parte di questa grande famiglia che sarebbe l'Azzurra Spettacolo di Giovanni Brignola. E allora il signor Brignola disse, beh, noi dobbiamo fare un pezzo come apertura di questo concerto, e non possiamo iniziare con una canzone classica o con Indifferentemente. E allora ha chiamato Tony Tammaro, ha detto, tu devi fare una canzone che porti il titolo di Luna Bianca, perché tutti questi componenti che poi fanno questa grande famiglia sono i Luna Bianca. E veramente, quando abbiamo ascoltato questa canzone, abbiamo detto, esattissimo, questa canzone ci vuole, cantata da questo nostro cantante che si chiama Marco Sentieri. Lo ascoltiamo, Luna Bianca. Mi hanno chiesto di scrivere un pezzo che parli d'amore, di un amore per una ragazza di questa città, della donna più bella che il mondo poteva inventare, che la laga del Baggi ragava e si avireva sa. Ci vorrebbe una donna bellissima per ispirare, un poeta che quattro mattine se voglia cucca. Cerco in vano tra foto e giornali una donna speciale, poi telefono ad una mia amica però non c'è sta. Passo accanto al lungomare ma non c'è sta niente a fa, forse devo rinunciare, chi mi ispirerà? Guardo il cielo, guardo il mare, ma dove sarà quella donna un po' speciale? Eccola sta là, Luna Bianca. Io ti guardo e mi piaci perché sei la somma di tutte le donne che piacciono a me, Luna Bianca. E stanotte te voglio per me, devo scrivere un brano d'amore, lo scrivo per te. Questa notte la luna mi ispira un amore sincero, un amore che splende sul mare che non fa soffrire, un amore che lascia la scia come fosse un veliero, che attraversa le onde del mare dicendo ma sì, Luna Bianca. Io ti guardo e mi piaci perché sei la donna più donna che un uomo potesse vedere, Luna Bianca.
ma stava da poco con te. Devo scrivere un brano d'amore, lo scrivo per te. Bianca, io ti guardo e mi piace perché sei la donna più bella che un uomo potesse vedere. Luna bianca, fammi strana da poco con te, com'è bella sta bella canzone che hai scritto per me. Qui anche sapori latini, il mondo latinoamericano visto da Gigi D'Alessio, adesso da Marco Sentieri, che non è parente di Joe Sentieri, Paghito. No. E però poi arriva proprio il momento più, come devo dire, scabroso. Perché va bene, dopo lo sentiremo, mettere le mani su O Sole Mio e anche mettercele parecchie, ma mettere le mani su Indifferentemente, per uno che si chiama, non all'anagrafe, ma per gli amanti della canzone napoletana, Mario Trevi, significa davvero mettersi le mani, non dico in sacca, però. Quanto tempo ci avete lavorato su questa versione? Su questa versione, secondo me, è stata la più facile. Perché? Perché lui intelligentemente, assieme al maestro Casabulla, no? Che è stato anche lui molto vicino a questo progetto, mi hanno fatto sentire quattro canzoni classiche con questo sistema. Quando siamo arrivati a Indifferentemente, mi è sembrata una cosa molto semplice, molto facile, forse è stata una furbata di Giovanni Brignola, perché se lui mi avesse fatto ascoltare Indifferentemente come primo pezzo, io ero un poco, sai, preso così, a schiaffoni. Quando invece mi ha fatto sentire l'arrangiamento, che noi poi andiamo a sentire, ho detto... è normale, perché sta bene in mezzo a tutti questi bei pezzi, O Sole Mio, Ducanucchiagni, Recidencello Vuia, Reginella, eccetera. E sono veramente rimasto contento. Ho detto, non ci sono problemi, perché è una canzone, è un classico mondiale che la conosce tutto il mondo, questa canzone, però sta bene in questo progetto. Ma oltre a cambiare la musica, i nuovi arrangiamenti ti hanno costretto, spinto, stimolato a cantare in maniera diversa? No, non mi hanno fatto nessun, non mi ha dato nessuno stimolo. Io non ho fatto altro che mettermi nel cervello, invece di dividere in quattro il pezzo, l'ho diviso in due. Per me è stato tutto facile. Canta Napoli Turbo Folk, questa è un Indifferentemente in due. E noi per recitare l'ora di mascella restiamo mano in mano senza tenere coraggio ci guardare. Fammi quello che vuoi Indifferentemente, tanto saggio che sono, ma te non so più niente e tanto sto valendo. Non aspettati mai che indifferentemente si domaccina non ti arriva niente. E rido pure mentre mi scippa pietra di sto cuore. Non sente più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi quello che vuoi Indifferentemente, tanto saccia che sono, ma te non so più niente e tanto sto valendo. Non aspetta di mano che indifferentemente si domaccina non ti dico niente.
a sovener. Non hai sbattato di mani, ca indifferentemente, se non m'accida, non deriva niente. Allora, Mario Trevi incontra Mario Trevi, questa sorta di schizofrenia che cosa ha provocato? Quale dei due Mario Trevi le piace di più? Io dico, secondo me mi piaccio più cantando così adesso, perché il mondo è dei giovani e forse i giovani mi hanno ispirato a fare questo progetto, perché ho detto, ma se tu canti sempre nella stessa maniera, come hai cantato per 50 anni, non hai niente più da raccontare. Cantando in questo modo qua, tu hai veramente la possibilità di far parlare i giovani, anche se i giovani non mi conoscono come mi conoscono le persone più anziane, perché è anche giusto, perché quando io ho cantato negli anni 60 fino agli anni 80, questi giovanotti qua non c'erano. Ma io sono... Diciamogli quando è nata questa canzone, ossia indifferentemente che è una delle ultime perle moderne della canzone napoletana, quando l'hai ascoltata la prima volta? Allora, questa canzone, indifferentemente, che è stata fatta poi al Giugno Canoro del 63, la cantavamo... Avevo un anno, ve lo dico. Esatto. Tu avevi un anno? Sì. Mamma mia. E allora, questa indifferentemente è nata che Mazzocco non voleva che io cantassi indifferentemente. Premetti che io venivo già da un festival di Napoli dove cantavo Mare Verde con Milva e poi Settembre con me, e Cunde Lampara ha cantato con Claudio Villa nel 62. Nel 63 Mazzocco non voleva darmi questa bella canzone indifferentemente. Fu l'edizione La Canzonetta che disse no, io voglio che Trevi canta questa canzone al Giugno Canora. E siamo stati veramente fortunati perché all'epoca ha vinto Claudio Villa con Maria Paris che cantavano una canzone che si chiamava Yammia. Che non è proprio una di quelle che ricordiamo di più. E io sono contento anche, diciamo, egoisticamente, perché tu sai quante belle canzoni dal 52 fino al 70 ha dato i festival di Napoli, ma canzoni bellissime, dove troviamo anche Quagliona, Lazzarella, Vorrì, eccetera. Però sono contento perché indifferentemente è diventato un classico mondiale e tutti gli altri no. Indifferentemente. No, io vorrei chiudere il discorso alla domanda che avevo fatto, perché c'è stata una prima risposta. Io sono d'accordo con lei per la parte, diciamo così, dei giovani, ma anche il fatto che probabilmente la canzone a cui lei si è messo a disposizione della canzone in questo caso otterrà un rilancio, perché così diventa un ritmo più da disco dance, quello che sia il genere particolare, per cui qualcun altro la riarrangerà su per giù nello stesso modo e quindi diventa... Ma faccio l'avvocato del diavolo, non si perde la drammaticità di questa canzone, che tra l'altro ha un lessico talmente melodrammatico che appunto ha bisogno di quel punto, non dico un atteggiamento tragico, ma comunque un andamento molto più... Noi non abbiamo pensato tutto questo, abbiamo pensato di arrivare ai giovani con un certo diciamo gusto musicale, e siccome che i giovani escono veramente pazzi per queste cose moderne, io ho detto ma perché non dobbiamo far diventare indifferentemente un pezzo del 2080? Perché io ho sentito indifferentemente da centinaia e migliaia di cantanti. Non sto qui ad elencare perché sono tantissimi, però indifferentemente è una canzone, ecco perché è un classico, è diventato un classico, si adatta a tutti i generi di musica, a tutti i movimenti musicali che ci possiamo fare e vogliamo dare, perché quando una canzone diventa un classico, questo me l'ha insegnato un certo maestro negli anni 60 che si chiamava Tilio Staffelli, che stava al Conservatorio di Napoli. Io gli dissi, maestro, ma quando una canzone diventa classica, qual è il motivo? Perché? E lui mi ha detto, primo perché la cantano tutti, secondo perché si deve adattare a tutti i gusti dell'arrangiatore, sia classica, sia con delle risposte
con i classici violini come si faceva, e sia con dei quartetti oppure con un gruppo musicale fatto solamente da basso, pianoforte, chitarra e basta. E allora io ho detto, indifferentemente è una canzone che è all'altezza di essere suonata come si vuole e quando si vuole. Noi la possiamo cantare anche in arabo, è sempre indifferentemente, non perde quella sua bellezza, quella sua classicità, però mettendoci questi arrangiamenti intorno molto moderni diventa anche lei giovane. E in arrivo una versione multiraziale di Indifferentemente, ve la faremo ascoltare prossimamente. Una domanda al volo: di quelle decine di versioni di Indifferentemente che conosci, dopo la tua Giugno Canoro, sì, 1963, sì, e il disco subito dopo, qual è quella che preferisci? Io preferisco, senza dire niente di male a tutti gli altri cantanti, anzi, io a nome di Mario Trevi come primo interprete e a nome degli autori, sono tutti bravi, perché io l'ho sentito da Fred Buongusto, da Gino Paoli, eccetera. Quella che mi è rimasta veramente nel cervello, non lo so, o perché è una grandissima, io quando ascolto Indifferentemente da Mina veramente rimango stupefatto. E quella di Mina è una delle perle in questo canzoniere che vi proponiamo di venire ad ascoltare qui all'Archivio Storico della Canzone Napoletana, al Centro Rai di Napoli. Potreste fare una cosa, un giorno viaggiare tra le versioni di Indifferentemente, iniziando dalla versione originale e finendo con la nuova versione Luna Bianca di Mario Trevi, che però adesso la combina ancora di più, perché mette le mani su Dici Tencello Vuie. Dici Tencello sta compagna vostra, che ci ha perduto sogni a fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia, io ciò volesse dicere, ma non ciò saggio di. La voglio bene assai, Dici Tencello Vuie, che non mi scorda mai. È una passione, ti ho forte una catena, la mano mi tornano e non mi fa campà. Dici Tencello che è una rosa e maggio, che sei più bella in aiornate su, la bocca sola, più fresca dei fiori, io già volessi sentire che innamora di me. La voglio bene, la voglio bene assai, Dici Tencello Vuie, che non mi scorda mai. È una passione, più forte una catena, che non addormenta l'anima e non mi fa campare. Una lacrima lucente v'è caduta, dicitemi una poca a che pensate, questo occhio dolce qui sola mi guardate. Quando c'è sta maschera vicino alla verità, te voglio bene, te voglio bene assai, se tu che stai carina che non si spezza mai. Suona gentile, sospira mia carna, cerco tomba all'aria, te voglio per campare. Thank you.
Allora, abbiamo avuto la controprova, anche il repertorio drammatico reagisce bene se è trattato in modo, non dico convulso, ma sincopato. È più facile scegliere allora delle canzoni drammatiche perché così si vivacizzano, o invece è indifferente? Io sono convinto che quando una canzone è classica, diciamo, molto sentimentale, oggi non funziona, mentre invece mettendo una ritmica in questo modo può funzionare e i giovani l'ascoltano volentieri, secondo me, questo è un mio pensiero. E dicendo la cosa più bella che si può fare in un progetto come l'abbiamo fatto noi è che le canzoni napoletane sono così verace che possono essere accompagnate da qualunque strumento, è sempre importante, risulta sempre bellissima, al di là degli arrangiamenti, del modo di trattare la canzone, perché gli ingredienti che ci sono nelle parole e nelle note musicali, come per esempio Decidi in cielo vuoi, non può mai fallire, non si può mai dire che questa canzone con questo arrangiamento non è riuscita, no, perché è la canzone stessa che è così bella che si adatta in tutti i modi e in tutti i momenti che una persona può e pensa di arrangiarla diversamente da come è nata, insomma. Sapendo quante centinaia di canzoni lei ha già registrato nel suo repertorio al massimo, a questo si aggiunge la sua passione di collezionista, per cui cerco, sì, anche quelle che lei non ha cantato, le conosce. Questo è stato il primo disco di una serie di CD che, come mi ricordo quando io ero giovane, appunto, non so, l'orchestra di Ray Cunniff che faceva poi un secondo, un terzo, un quarto, quindi è un'antologia mondiale che non si esauriva mai. Anche lei è pronto per questa operazione, il riciclaggio della canzone napoletana in chiave, diciamo così, più discoteca? Sì, io sono d'accordissimo, perché ormai mi sento dentro una cosa giovane, nel senso che se io adesso dovessi cantare un'altra, facciamo il caso che vi viene una scrittura dicendo Trevi, tu devi cantare alla tua maniera che hai cantato sempre, mi dà un po' l'impressione che non mi trovo più. Perché? Perché avendo nelle orecchie tutte queste belle canzoni in questa maniera, mi trovo un po' con imbarazzo nel dire sì o no, ma sono più convinto che dirò sempre no, non voglio cantare più come ho cantato fino al 2009, voglio cantare come sto cantando adesso, e se mi arriva una scrittura io la rifiuto, per me Mario Trevi adesso è questo qua. Allora, la prova è ancora più difficile. Proprio la canzone quasi irrecuperabile, nel senso che non possiamo farla diventare divertente, una canzone che si chiama Tuca non chiagni. Bovi, poi lui era proprio il maestro delle lacrime, quello che appunto ogni volta le metteva così a bizzeffe dentro le sue canzoni. Tuca non chiagni, riletto dal maestro Mario Trevi. Com'è bello a montagna stanotte, bella così, non l'ho vista mai. Nana ma pare rassegnata e stanca, sotto la coperta di questa luna bianca. Tanto sai, voglio a te, pistoggio da mano, nada modo da te. Calma a montagna stanotte,
calmi mo, non l'ho vista mai. E tutto dorme, e tutto dorme, amore, e sulla veglia, ma che veglia amore. Una non chiagna e chiagna, mi bagna, tu stanotte tu stai. Voglio a te, voglio a te, chi suoggia da mondo, la moda va te. Non è più tempo degli Anepeta, le chitarre sono rock, anche se per un tratto alla fine la voce di Mario canta sola e nuda, e questa era veramente trattenuta, come devo dire, certo. non classica, perché classica no, però insomma, l'abbiamo sfiorata. L'avete sfiorata, siete ripartiti da quella del Giardino dei Semplici, che già ci aveva messo le mani. Adesso, Paquito, non tu ti tiro fuori, perché tu su O Sole Mio... No, non esageriamo. O Sole Mio, noi in archivio ce l'abbiamo fatta persino da Tom e Jerry. No, abbiamo qualsiasi versione in qualsiasi lingua, con qualsiasi traduzione. E, come dire, qui Mario Trevi e Luna Bianca si sono sbizzarriti. È la canzone al centro anche dello spettacolo. Spunta questo Pinocchio che è in copertina su Napoli Turbo Folk. Lo spettacolo, immagino, abbia anche un... esce nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, per cui il titolo del disco è scritto in verde, nero, perché il fondo è bianco, quindi se no non si leggeva, è rosso, ma credo che quella sia una quasi bandiera italiana. Pinocchio come altro simbolo, la vediamo addosso a Pinocchio, perché se vedi ci sta il è vero, verde, Pinocchio rosso, è rosso e verde e bianco, certo. Non ci avevo pensato, non ci avevo pensato. Il bambino che me se l'era dimenticato. E O Sole Mio, che come indifferentemente non vinse la Piedigrotta nel 1898, e come indifferentemente fu sorpassata da una canzone celeberrima, Napule Bello, noi la cantiamo tutte le mattine, tutte le sere, anche in discoteca, sì, la ballano pazzamente. E O Sole Mio veramente ha vissuto tantissime vite. Questa non l'era ancora successo. O sola, o sola mia, che bella cosa è una giornata di sole, un'aria serena, dopo una tempesta, con l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è una giornata, è sola. Ma nato sono più bello in lei, o sono lì, sta in fronte a te. O sola, o sola mia, sta in fronte a te. O sola, o sola, o sola mia, luce nell'astra, da finestra tuia, na lavannara, cante se n'avanti. Spanne canto, luce nella strada, la finestra tua. Ma non tu sola, più bello in me,
sono mio, sambro da te. O sola, mia, sambro da te, sambro da te. Quando fa notte, io solo se ne scende, ma vengo quasi la malinconia. Sotto la finestra, toglie restaria. Quando fa notte, io solo se ne scende. Ma nato sono, io vengo in te, oh solo via. Sambro da te. O sola, mi sambro da te, sambro da te. O sola, mi sambro da te, 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 sambro da te. La chitarrina poteva essere quella di Peter Van Wood, il sapore di liscio quello. E di Romagna. C'è, però, insomma, più veloce, decontestualizzata, ma Mario canta, ossia canta davvero. E lo fa anche in un brano che aggiunge ancora altri ingredienti, nel senso che questo è un brano che di ritmi ne vuole fin dal titolo, perché si chiama Tammuriata Nera, solo che lui si è portato i bottari appresso. Certo. E che succede? Succede che praticamente questa canzone aveva bisogno proprio di questi bottari, cioè questi bassi così potenti, perché ogni canzone vuole certamente qualche strumento che è adatto, e veramente lui ha detto mettiamo anche i bottari in questo pezzo, che io sono rimasto un poco così perplesso, ho detto ma... con questi suoni di queste botte che succede qua, va tutto in si disperde tutto quanto il sapore, mentre invece è riuscito e io sono contento. Tammuriata Nera versione alcolica viste le botti alle spalle, non so se avete brindato Tammuriata Nera. Io non capisco che volta che succede, è che la casa vera non so credere, non so credere. È nata una creatura, mira, mira, chiamammo, chiamma gira, sì signore, chiamma gira. Se gira e pote, se vuole gira, se cado chiama si ciondona, cado chiama Peppo gira, chi lo fa tenere nire, 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 ma che? O conto ne con mare, chi sta a fare, sti fatti non so rare, se ne contano a migliare. E vado a basto solo, la guardata, che la femmina è restata sotto a botta impressionata. Se una guardata, se una impressione, se quattro anni mo che è stata, che ha cogliuto buono dire, e lo fa tenere nero, 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 con ma che? Ha detto parolano, e me parlamma, perché si ragionamma, chi sti fatti ci spiegamma. A dove sti no grano cresce, riesce o non riesce, sembra il grano che lo cresce. Me, dilla mamma me, dilla pure a me.
Cado jam si ciondona, cado jam ve poggira, chi lo fa tenere nire, 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 oh ma che. Me, dilla mamma, me, me, dilla pure a me. Cado jam si ciondona, cado jam ve poggira, chi lo fa tenere nire, 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 oh ma che. Ancora una volta il tempo ci ruba la possibilità di farvi ascoltare tutti quanti i brani che sono compresi in questo CD, ma appunto vogliamo, come nei discorsi che vorrebbero essere perfetti, chiudere laddove avevamo cominciato, con Renato Carosone, che è un po' il fil rouge che percorre l'intero CD, appunto anche dentro Sole Mio c'erano dei riferimenti agli arrangiamenti carosoniani e via discorrendo. Quindi, perché questo omaggio a Carosone e Mario Trevi? Perché io anzitutto ho una grande stima di Carosone. Pensa che durante la mia carriera si parlava che potevano diventare, diciamo così, i più cantati tanti vari cantanti come, non so, Murolo, Bruni, eccetera. Però Carosone ha dei pezzi che sono sempre pezzi fatti stamattina oppure domani mattina. Perché? Perché tutti i pezzi di Carosone, anche per esempio, che voglio dire, L'aspetto in nove, che è un classico, una canzone melodica di Carosone, è sempre nuova, è sempre giovane, è sempre vogliamo fare una canzone stamattina, facciamo Duo fall'americano. Cioè, sono dei pezzi come se Carosone l'avesse fatto ieri sera e stamattina si sono cantati in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Questa è la cosa bella, perché Carosone non è stato mai vecchio nelle canzoni, è stato sempre giovane. Per esempio Caravan Petrol, a un certo momento, grazie anche a Nisa, Nicola Salerno, che gli portava questi testi così belli, così briosi a Carosone. E poi ho avuto il piacere di conoscere a Gegè Di Giacomo, con il fratello Peppino che suona anche lui la batteria, e Gegè mi diceva questo, mi diceva: Mario, noi abbiamo detto sempre che alle volte quando loro andavano a lavorare c'era una confusione, il pubblico che faceva cacciare eccetera, e lui si è messo a dire la parola bella che diceva: canta Napoli. E così è nato questo Canta Napoli. Napoli in farmacia, Canta Napoli, così. Perché? Perché il pubblico era un po' rumoroso e lui, per far zittire il pubblico, per prepararlo, diceva: Canta Napoli. È un richiamo tutti all'ordine. Canta Napoli, Napoli americana, anche perché dobbiamo chiudere. Porto cazzone cu, non stai marena. Na cupulella ca, vicinezzata. Passa scampagnando, pattuleta. Con mano a papà te fa guarda. Tuo palla americano, americano, americano. Sentami chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, cosa senti di sopra? Tra ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma in sfondo lega me, di felicità. La borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta me non c'è sta niente a fa. Ok, la pulita, tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America. Come devo capire chi devo bene? Sui tu le parli miezzo americano. E quando si fa l'amore sotto la luna, come deve non capire e lo più. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, qua ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi del camello, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, a
signa venita di se da me non ci sta niente qua. Ok, la mulina tua, l'America tua, va l'America. Un'ultima domanda a Mario Trevi, almeno per questo nostro incontro di questa notte: non teme che il tuo fa l'americano possa essere un'accusa passatista, ossia di chi affezionato al Mario Trevi precedente, dice, ma non è che ti sei messo a fare anche tu l'americano e hai cambiato così la canzone napoletana? A me per me non è niente nuovo, perché io ho una figlia in America e un'altra in Inghilterra, anche se il pubblico potrebbe dire, ma che ha fatto Trevi, ha tradito? No, l'ho fatta perché è una cosa molto bella, realizzata molto giovane e fresca, è solare, insomma. Questo pezzo realizzato in questa maniera, anche perché ci sono delle note di Bella Ciao. Infatti l'altra novità è che abbiamo messo in archivio storico della canzone napoletana anche Bella Ciao, Bella, che fino adesso non c'entrava. Esatto. Allora. E dunque sono contento, perché veramente la mia esperienza di cantante da 50 anni mi dice che questo disco è solare, giovane e allegro, e approfitto anche di mandare un saluto a tutti quanti i collaboratori di questo progetto, Mario Trevi, Luna Bianca, Napoli Turbo Folk, e a voi tutti qua di Radio 1. Buonanotte a tutti, grazie per l'ospitalità, e un saluto anche all'Azzurra Spettacoli, diretta da Giovanni Brignola. Allora, appuntamento alla prossima settimana, ringraziamenti al di là del vetro a Nino Caputo e Antonio Dorta, appuntamento appunto alla prossima settimana. Buonanotte e grazie a Mario Trevi. Abbiamo trasmesso Canta Napoli, vetrina dell'archivio storico della canzone napoletana. Thank you.
Thank you.